Buongiorno, oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi come nostro ospite un'eccellenza gioiosana, uno di quello che viene, diciamo, ritenuto come l'orgoglio di Gioiosa Marea. È un artista, un ragazzo giovanissimo che però oramai ha sfondato nel mondo della canzone. È Marco Vito, è conosciuto più come il Romeo dell'opera musicale Romeo e Giulietta di Riccardo Cocciante, che ha debuttato soltanto quando avevi 17 17 anni. anni. Buongiorno a tutti, intanto. Allora, quest'anno sappiamo che hai avuto un'estate intensa, quindi cerchiamo di fare un po' un bilancio di quest'estate. Com'è andata, Marco? Sicuramente è stata una delle estati, diciamo così, più piene che io ricordi. Di questo sono parecchio contento, nel senso che veramente ho fatto tante cose e soprattutto tante cose belle. Partiamo chiaramente dai concerti con Riccardo Cocciante, dal Cocciante Canta Cocciante, che anche quest'anno ha girato l'Italia, siamo stati a Peccioli, a Torre del Lago e poi con mia grande soddisfazione a Palermo e a Taormina per il secondo anno di seguito. In ogni posto abbiamo fatto sold out e quindi sono stati tutti dei concerti bellissimi con tanto pubblico. Chiaramente duettare con Riccardo è sempre un enorme piacere oltre che una grande emozione. Poi sono state tante altre cose, ho avuto quest'anno il piacere per la prima volta di esibirmi al Teatro Greco di Tindari con Frediana Musical, con Tania Tucinardi, Rinaldo Clementi, Giuditta Perriera, Antonio Silvia, insomma con un cast d'eccezione. Per la regia di Piero Di Maria abbiamo fatto un bello spettacolo, un musical moderno, molto suggestivo, devo dire, ma in questo ci ha aiutato tantissimo anche la location. E poi sono stato un po' in giro per l'Italia, un po' in giro per la penisola con spettacoli miei, un po' per dei festival, un po' per delle giurie, insomma, mi sono divertito parecchio. Quest'estate poco spazio per le vacanze, ma d'altronde viviamo in un posto che è già una località da vacanze, quindi lo spazio ce lo riusciamo sempre a ritagliare. Ecco, quindi ti abbiamo visto, io leggo qui, Taormina, Palermo, Torre del Lago, Roma, Crotone, Tindari, siamo venuti personalmente, e tanti altri posti, ti abbiamo visto a Sant'Agata con il governatore Crocetta, giurata in tanti altri festival, ospite d'onore, scusa, gioiosa? La domanda Ecco, sorge spontanea, direi. diciamo che a Gioiosa quest'anno ho fatto soltanto le vacanze, ho fatto il turista. Ecco, siccome diciamo, abbiamo visto che per 4 anni tu avevi portato avanti una manifestazione che si chiamava il Festival Voci dal Mare, anche con un buon successo di pubblico, perché l'ultimo anno c'era stato ospite d'onore Valerio Valerio Scanu, prima Scanu. Nathalie, diciamo, era andato bene. Come mai quest'anno non siete riusciti ad ottenere nuovamente, diciamo, la manifestazione? Allora, il discorso è un po' complicato. Chiaramente il Festival Voci dal Mare per me è un argomento che mi tocca molto, nel senso che quando si crea qualcosa dal niente, quando lo si fa con tanti sacrifici, è sempre una cosa che ti appartiene, no? È come per un artista una canzone, un evento, qualcosa che si organizza, è un figlio in realtà. Quindi quando tu organizzi una cosa, la porti avanti, la fai crescere e ci lavori dietro tutto l'anno, perché è una manifestazione che alla quale non bastano 2 settimane di attenzione per venire su. Chiaramente poi ti dispiace quando non si riesce a concretizzare. Già l'anno scorso avevamo avuto dei problemi, nel senso che finché c'era l'amministrazione Spanò, diciamo che la decisione è stata presa da me insieme al sindaco Spanò di creare questo evento. Per quale motivo? Perché ci rendevamo conto che a Gioiosa un evento del genere mancava. Nel senso che è vero che ci sono dappertutto tanti festival, è vero che dappertutto si canta, ma spesso i festival vengono fatti per guadagnarci. E io lo so perché faccio questo mestiere, quindi mi capita spesso di andare in tanti posti. Vengono fatti, si creano delle belle giurie, delle giurie importanti, per carità, si portano discografici, eccetera, eccetera, ma realmente questi festival non diventano mai un richiamo per il posto in cui si svolgono, ma più che altro per i cantanti che vi partecipano. Cosa succede? Io ho ritenuto insieme a Spanò nel 2009 che a Gioiosa servisse un evento di questo tipo. Perché? Perché diciamo non c'erano eventi calendarizzati di forte impatto. Cioè avevamo il Ferragosto che però ogni anno variava, un anno non sapevi mai fino al 1° di agosto chi c'era, chi non c'era, l'unica certezza erano i fuochi d'artificio e poi altri eventi, ad esempio che ne so, la serenata del 10 agosto che con mio dispiacere anche quest'anno ho visto è stato un altro evento che è stato cancellato, un altro di quegli eventi storici diciamo di Gioiosa Marea, dell'estate mare gioiosana, che ormai potrebbe anche cambiare nome dato che non ha più niente a che fare con l'estate mare che ricordiamo.
Parlavo del festival. Voci dal Mare nasce con questo obiettivo e nasce con la consapevolezza che bisogna crescere pian piano, bisogna acquistare credibilità. Come si acquista la credibilità in un mondo del genere? Con la professionalità. Allora si coinvolgono professionalità importanti. Quindi siamo partiti il primo anno a livello locale, con chiaramente delle spese contenute. Ma siccome il sindaco del tempo credeva in questa manifestazione, credere in una manifestazione vuol dire sostenerla. A parole non si può credere. Chi crede in Dio va in chiesa, non può credere a casa sua. Allora, credere in una manifestazione vuol dire sostenerla, sovvenzionarla, o comunque cercare di dare una mano. Questo non può essere soltanto dire va bene, la vogliamo fare, vatti a cercare i soldi o gli sponsor, oppure la vogliamo fare ma non abbiamo i soldi. A me hanno insegnato che volere è potere, anche in tempo di crisi. Si cerca chiaramente di fare tutto un po' più, in modo un po' più ristretto. È chiaro che una manifestazione di qualità che va avanti non si può interrompere, o quantomeno, per quanto mi riguarda, io non posso portarla giù. Quindi se una manifestazione ha raggiunto un livello, non dico che deve per forza aumentare, ma comunque deve attestarsi a quel livello. Ed è inutile dirci che le cose di livello si fanno impegnando delle somme. Succede quindi che facciamo il festival il primo anno, secondo anno del 2010 viene Enrico Nigiotti, finalista di Amici, con tutte le ragazzine che bussavano al portone del comune. Volevamo fare tra l'altro una cosa che portasse giovani, perché? Perché con Spanò anche gli ultimi due anni si era parlato di questo. Il 15 agosto ci sono stati dei cantanti più rivolti verso un pubblico medio, diciamo, no? Ci ricordiamo Amedeo Minghi nel 2011, e quindi cercavamo di mettere l'ospite giovane nel Festival Voci dal Mare, e così abbiamo fatto nel 2011 quando ci sono stati Amedeo Minghi il 15 agosto, e noi abbiamo messo Nathalie, che era una ragazza vincitrice di X Factor, disco d'oro, finalista del Festival di Sanremo, che ha fatto un concerto dal punto di vista musicale splendido e apprezzatissimo. E questa è stata secondo me una perla che ha arricchito il Festival Voci dal Mare. L'anno seguente cambia l'amministrazione comunale. Immediatamente, due settimane dopo, messa da parte la campagna elettorale, i trascorsi politici e qualsiasi cosa, perché ci sono dei periodi nella vita e quel periodo era superato, almeno credevo, o almeno credo, per me completamente superato. Finita la campagna elettorale, immediatamente mandiamo una lettera come organizzazione del Festival Voci dal Mare, mandiamo una comunicazione, una lettera d'augurio al sindaco, facendogli gli auguri per il suo nuovo mandato, augurandoci che anche con lui possa continuare la proficua collaborazione con Voci dal Mare. Alla lettera non abbiamo ricevuto risposta, ma probabilmente perché erano i primi mesi e quindi erano tutti molto impegnati, e questo lo possiamo anche capire, quindi siamo andati dal sindaco, il sindaco ci ha detto che ci garantiva la somma che avevamo ricevuto dall'amministrazione passata, non di più, ma si impegnava a garantirci quella somma. Detto ciò, quindi, acquisita verbalmente la conferma della manifestazione da parte del sindaco, abbiamo subito iniziato a contattare gli artisti. Avremmo potuto risparmiare qualcosa, volendo si poteva pensare, sai, mi rimane qualcosa in me. Non l'ho mai fatto per Giosa Maria, che se ne dica, non mi è mai rimasto niente. E poi, sapete, in questo caso uno può parlare con documenti alla mano, e questo faccio e farò. Abbiamo scelto di prendere Valerio Scanu. Perché Valerio Scanu? Valerio Scanu è un giovane, ci garantiva un pubblico giovane, e non perché lo pensiamo noi, ma perché parlano i numeri. Valerio Scanu ha vinto due Win Music Award, che è il premio musicale italiano più ambito. Tre dischi d'oro, un disco di platino, ed ha vinto il Festival di Sanremo nel 2010. Ora, soggettivamente si può giudicare un artista e la musica come si vuole, perché l'arte è soggettiva, ma i dati sono sempre oggettivi, i numeri sono oggettivi. Allora, realizziamo il festival, chiudiamo l'ospitata con Valerio Scanu. In un secondo momento il sindaco ci dice che c'era un taglio, purtroppo perché non c'erano abbastanza fondi, un taglio non indifferente, nel senso che la somma è stata ridotta del 30%. Capite bene che un taglio del genere per un festival di questa portata è un po' complicato, anche perché l'unica spesa non è Valerio Scanu. E io quest'anno ho fatto il rendiconto al comune, non perché qualcuno me l'abbia chiesto, ma perché ritengo doveroso che quando si impegnano delle somme pubbliche, dei soldi dei cittadini, io sono cittadino di questo comune e pago le tasse, ritengo che sia giusto rendere conto, perché i soldi sono di tutti. È vero che si fanno delle scelte, ma per me l'ho ritenuta doverosa, anche perché ci sono troppe voci, chi va a informarsi al comune, il comune risponde in un modo, chi va a informarsi di quella cosa, a Marco Vito ho dato 10.000 euro, allora a Marco Vito persona fisica non è stato dato niente, è stato dato qualcosa a Marco Vito persona giuridica, io ho una partita IVA, organizzo degli eventi, purtroppo bisogna farlo per lavoro. E allora mando questo rendiconto con una mia lettera, diciamo così, di spiegazione. E ci tengo a sottolineare una cosa, perché mi si può dire che quest'anno non ci è arrivata nessuna proposta per il Festival Voci dal Mare. Chiariamo anche questo argomento. L'anno scorso ho avuto questo problema.
diciamo così, di taglio, e quindi va bene, ci sono stati tagliati, abbiamo perso, adesso vi spiegherò come è andata un po' economicamente, ma lasciando stare la questione economica, uno si aspetta delle gratificazioni quando accadono queste cose, e voi di Canale Sicilia avete le immagini, sapete quanto pubblico c'era, ora si può dire quello che vuole, ma la piazza era strapiena. Vedo un'intervista pubblica del sindaco Spinella, nomina tutti gli... sull'estate mare, tra l'altro, avente oggetto l'estate mare, i primi, credo fossero avente oggetto i primi 100 giorni, non mi ricordo, comunque. Parla dell'estate mare, nomina tutti gli eventi, tutti, dal Festival del Folklore al Festival Angeli in Canto, al riuscitissimo concerto dell'anno scorso del maestro Roberto Cacciapaglia, alle commedie, le cose, qualsiasi cosa, tutti gli eventi sono stati nominati. Non nomina il Festival Voci dal Mare. Non posso credere che sia una dimenticanza, o meglio, se si tratta di un'intervista registrata, mi dispiace, ma non posso ammettere che sia una dimenticanza. Nell'intervista dal vivo posso capire che una cosa scappa, poteva anche scappare nella registrata, ma quando uno la va a riguardare, telefona alla testata e dice scusate, mi sono dimenticato questa cosa, oppure fa una rettifica, mette un commento su Facebook, esistono 100.000 maniere, allora va bene, ma passiamo sopra questo. Incontro pubblico con i cittadini del sindaco Spinella, il sindaco Spinella viene attaccato riguardo alla manifestazione, le sedie, non le sedie. Nella proposta inviata al sindaco Spinella c'era scritto che mettevamo le sedie, lui l'ha sottoscritta, quindi ne era assolutamente a conoscenza, si è seduto, se non era d'accordo quella sera veniva e non si sedeva, diceva no, non sono d'accordo, non mi siedo, levate le sedie, giusto? Comunque lasciamo perdere anche questa cosa. Le persone inferme, malate, che hanno chiesto si sono fatte sedere. Chiaramente con 3.000 persone io non potevo dire agli sponsor che hanno versato 2.000-3.000 euro non vi sedete a guardare il festival. Gli sponsor e chi per loro, chi hanno mandato per procura loro. Detto ciò, quindi un altro, dicevo, in questo incontro pubblico viene attaccato per queste ragioni e gli viene detto, spero che questo non sia, cito testualmente, perché spero che questo non sia il vostro evento di punta. La risposta immediata del sindaco è no, sicuramente non è il nostro evento di punta. La considerazione, la domanda che faccio al sindaco, nell'elargizione dei contributi, il comune si riserva una capacità di perspettivo o di controllo, anche se i soldi che vengono dati non sempre sono soggetti a rendicontazione. Grazie. Ti ringrazio anche di questa domanda. Allora, le esperienze sono sempre da farsi e... ho confatto questa considerazione. Non è proprio nei termini che dicevi, perché l'intenzione evidentemente era quella di riservare dei posti per gli sponsor e per la giuria. L'intenzione era questa. Interrompo, le foto parlano chiaro. Sì, l'intenzione era questa, però mi trovi d'accordo sul fatto che le sedie non dovevano essere solo quelle, dovevamo mettere anche le altre. Allora, questo è l'amministrazione, posso garantire a titolo personale, che non accadrà più in questo modo. I posti saranno riservati perché è giusto, per esempio, per la giuria, però daremo la possibilità anche agli altri di potersi accomodare. Questa è una valutazione che abbiamo fatto quella stessa sera, ti ringrazio di averla sollecitata, e certamente quello che noi abbiamo a disposizione, il numero di sedi, magari non sarà sufficiente per tutti, però con tanto buonsenso. Si faranno accomodare le persone che hanno qualche disagio e quindi favoriremo certamente. Siamo qua, come dicevo, anche ad accettare i suggerimenti, perché non vogliamo essere né presuntuosi né arroganti, dobbiamo migliorare il paese e questo è un buon esempio, lo miglioriamo insieme. Poi cosa mi avevi chiesto anche per quanto riguarda il contributo, la validità del festival? Allora, il festival, devo dire, scusa, la validità è personale. Sì. Io dico i contributi, se non sono soggetti a rendicontazione, No, sono soggetti a rendicontazione, perché il contributo, certamente, e poi come è stato negli anni precedenti andremo a vedere. Noi abbiamo dovuto per necessità ridurre questo contributo e deve essere comunque non soltanto per questo festival, ma per tutte le manifestazioni. Noi faremo una valutazione obiettiva, cioè vedremo quello che è il progetto e il contributo sarà erogato in funzione di quello che è la proposta. Non si faranno piogge, bisogna vedere la validità. Se l'evento, qualunque esso possa essere, dal Festival Voci dal Mare ad altri, se può dare un beneficio alla comunità in termini di presenze, infatti in questo senso
c'è stata una piccola polemica che io non vorrei riprendere, però alcune scelte noi le abbiamo fatte, iniziative che non danno un ritorno agli operatori, che non danno un ritorno, perché l'abbiamo già visto lo scorso anno, e allora che se ne dica, io ho fatto questa valutazione, se devo investire, investo dove ci può essere un ritorno per gli operatori e per il Paese, perché io come ente posso, tra virgolette, sprecare dei soldi, tra virgolette, ci tengo a dirlo, perché quello poi io lo intendo un investimento, perché il ritorno è in termini di presenze e in termini di lavoro, allora in quel caso sono d'accordo. Ecco perché su ogni manifestazione faremo sempre un'attenta valutazione, questo non vale per le manifestazioni estive, verrà per tutte le manifestazioni. Già abbiamo idea anche di come andare a valutare le manifestazioni natalizie, il carnevale, non per tarpare le ali a queste manifestazioni, ma per renderle migliori, più efficienti. E questo è quello che è il nostro intendimento, quindi coincide in qualche modo. A proposito dell'estate mare, e in cui dice un grosso evento di grosso spessore, spero che questo non quest'anno sia, abbiamo spero che tanti sia quel, eventi. Spero che questo non sia quel festival. No. Abbiamo tanti eventi, non è quello l'evento di punta, anche se è stato un evento con molte presenze. Allora, io faccio una valutazione da persona che, da libero professionista. Quando io investo dei soldi in qualcosa, anche se non mi piace, la prima cosa che devo fare è difenderla, perché io ci ho investito dei soldi. Se all'amministrazione non è piaciuta, in ogni caso pubblicamente la manifestazione va difesa. Non mi è piaciuta? Benissimo, nessun problema, non è che tutto quello che si organizza deve piacere, ma difendetela. Allora, non è il nostro evento di punta, in base a cosa li valutiamo gli eventi? In base ai numeri, in base alla quantità di gente o in base al fatto se ci piacciono o non ci piacciono? Allora, se parliamo di numeri, l'anno scorso a Giosa Maria ci sono stati due eventi con numeri, e non è stato sicuramente il 15 agosto, perché il 15 agosto la gente a Giosa viene poi per i fuochi, ma sicuramente non è stato il concerto del 15 agosto, perché dice, anche in questo caso parlano le foto, è inutile che parliamo per ricordi, ormai abbiamo foto di qualsiasi cosa, andiamoci a vedere una foto di Piazza Mazzini, di Piazza Cavour, scusate, il 15 agosto, e una foto di Piazza Cavour il 2 agosto per il Festival Voci dal Mare, il conto è presto fatto. Ci sono stati due eventi con tanta gente, il concerto di Cacciapaglia il 14 agosto, bellissimo concerto, e il Festival Voci dal Mare. Poi fatemi vedere le altre manifestazioni e vediamo quanta gente c'era. Detto ciò, comunque, non è sicuramente il nostro evento di punta, eccetera, eccetera. E questa è la seconda cosa. Non vengo ringraziato da nessuna parte, ripeto, non è che mi interessa il ringraziamento, ma economicamente ci viene tagliato il contributo e non ci vengono fatti ringraziamenti. Se permettete, uno a un certo punto dice, forse non lo vogliono fare, forse non gli è piaciuto. E io perché devo lavorare un anno, spendere dei soldi, mettere la mia faccia a chiedere ad amici, a persone che fanno questo lavoro di venire, spendermi un anno intero e non farmi le vacanze? Perché, signori, non si lavora mezza giornata per il Festival Voci dal Mare. Io quando vado a fare un concerto, la mattina mi sveglio, me ne vado al mare, poi la sera mi metto la giacca, vado a fare un concerto e ho la fortuna di fare questo lavoro che mi piace, che mi dà gratificazioni economiche ed artistiche, e faccio questo. Quando faccio Voci dal Mare, io per due settimane lavoro dalla mattina alla sera, e più tutto il resto dell'anno organizzo, perché Voci dal Mare, il sito internet ce lo facciamo da noi e parliamo con tutti noi, e cioè, non è che il comune Giosa Maria, quando organizza Voci dal Mare, si deve preoccupare di chiamare l'artista, di vedere come si fa il festival. Il comune Giosa Maria dice, Marco Vito, qua c'è il contributo, stop, noi ci veniamo a vedere l'evento. Questo è l'impegno, ed è giusto così, perché se hai qualcuno che ti organizza, fai questo. Ci tenevo a fare, scusate se mi dilungo, ma ci tenevo a fare un paio di precisazioni su Voci dal Mare. Perché, ripeto, non voglio mi si dica, non abbiamo presentato la proposta. Ogni anno, perché una proposta, quando si presenta una proposta, bisogna fare una proposta economica. Ma è inutile che io, non conoscendo la situazione economica di un ente, faccio una proposta, perché io la proposta la posso fare di 100.000 euro se mi dicono porta Sting, la posso fare di 40.000 euro se mi dicono porta, che ne so, Patti Pravo, gli stadio, la posso fare di 10.000 euro se mi dicono di portare un artista più così, la posso fare di 1.000 euro se mi dicono non c'è niente. Quindi che cosa faccio? Faccio una proposta sulla base di cosa? Se io devo portare un artista a Voci dal Mare, perché è quello che richiama l'artista? Perché noi a Voci dal Mare abbiamo fatto sempre non un'ospitata di tre canzoni, un mini concerto da 50 minuti. I concerti durano un'ora e mezza, normalmente. Quindi dico, un mini concerto veniva fatto a Voci dal Mare, non un'ospitata da tre canzoni. Perché volevamo che venisse la gente. E quindi
io andavo sempre a parlare col sindaco prima, il sindaco mi diceva abbiamo questo, io dico sindaco mi informo un attimo sui nomi, poi tornavo dal sindaco, portavo una rosa di nomi, sceglievamo il nome insieme, perché dicevo secondo me questo, chiaramente io davo il mio consiglio e anche la mia opinione da direttore artistico del festival, ma sempre è stata una scelta condivisa, devo dire sia con Spanò che anche quando abbiamo scelto Scanu con Spinella, lui è stato subito contento di Scanu. Facciamo, quindi facevo questi incontri, dopodiché, capito quando si poteva fare il festival, qual era il costo per me dell'artista, presentavo formale proposta al comune con il festival, anche perché il comune mi diceva ti posso dare tanto, io presentavo proposta con tanto, è inutile che mi metto a presentare la proposta con cifre che poi sono inutili e faccio 10.000 proposte. Quindi, così è stato in tutti gli anni. Quest'anno, io per tutto ciò che vi ho detto e per il fatto che comunque molti sponsor, per esempio l'anno scorso alcuni sponsor me l'hanno promesso, poi finita la manifestazione non si è visto più nessuno, quindi io avevo fatto affidamento su soldi che poi non sono entrati. Quest'anno scrivo e cito testualmente mi invio questo documento, questo bilancio al comune di 19 pagine e scrivo, alla luce di queste problematiche, quindi main sponsor, la mancanza di gratificazione, il fatto che mi rendo conto che il festival non viene citato mai, e non avendo ancora ricevuto alcun segnale di interesse, questo documento è datato 4 luglio, l'anno scorso il 2 giugno era già stato chiuso Valerio Scanu, non avendo ancora ricevuto alcun segnale di interesse per la prossima estate da parte di questa amministrazione, tenendo conto del fatto che i tempi necessari per l'organizzazione di un evento di questa portata sono già stati superati, crediamo che la stessa amministrazione non sia interessata o non sia nelle possibilità di riproporre il festival anche quest'anno. Nonostante ciò siamo sempre aperti ad eventuali proposte da parte di questa amministrazione. Cosa vuol dire? Voi avete fatto tutto questo, forse non lo volete, forse non potete farlo. Noi siamo qui, se volete ci fate una telefonata, ma tra l'altro se non avete il mio numero di telefono c'è scritto qui in alto nella proposta, c'è la mia email, c'è qualsiasi cosa. Se volete fare un contatto formale, dato che ormai siamo diventati così formali in questo paese. 4 luglio? Assolutamente no. Cosa vuol dire? Il festival non l'hanno voluto fare. Ora poi a Marco Vito si può dire qualsiasi cosa. Apro un attimo una piccola parentesi riguardo le risposte che mi sono mancate, perché c'è stato un qui pro quo poi perché non sono state fatte le audizioni di Lascio una canzone l'anno scorso, e mi piaceva a tal proposito leggere un paio di frasi che mi ha scritto il sindaco di Gioia Samarea. Poi dite perché Marco Vito è innervosito. Io mando una lettera al sindaco di Gioia Samarea in cui a seguito di nostro accordo verbale il 29 giugno 2012 il nostro accordo verbale, lui mi diceva io per Ti Lascio una canzone purtroppo non ho le cifre, non ho le somme, non possiamo fare le audizioni. Le cifre che doveva mettere il comune a disposizione, non ho nessuna difficoltà a dirle, anche l'anno prima erano state 1000 euro al giorno, servivano a pagare tecnici audio, tecnici video, tutto quello che serviva. Lo staff veniva qui, si pagava tutte le spese e venivano circa 100 bambini al giorno, accompagnati dai genitori ovviamente, fatevi un attimo i conti di quanta gente veniva, ma non fa niente, sono venuti a Piraino, va bene lo stesso. Chiaramente a seguito di un accordo verbale non potevo permettere che poi un giorno qualcuno si svegliasse e dicesse Marco Vito ha fatto le audizioni agli AGA perché non le vuole fare a Gioia Samarea, sai erano passate da poco le elezioni, no, allora io parlo col sindaco, il sindaco mi dice non si possono fare, io faccio una proposta in cui dico, faccio diciamo una proposta già rifiutata, però dico a seguito dei nostri accordi verbali desidero comunque mettere per iscritto la mia proposta e scrivo. Al fine di tutelare la mia professionalità e soprattutto la mia costante volontà di impegnarmi per Gioia Samarea. Per tutelare questo faccio la proposta. Stop. Mi arriva una risposta di fuoco. Mi viene scritto, sono convinto della sua costante volontà di impegnarsi per Gioia Samarea, volontà comune a tutti i nostri concittadini e non certo esclusività di pochi. Io non ho detto che era esclusività mia. Mi sembra questa mi sembra una precisazione non richiesta e inopportuna. Cominciamo da questo. Non riesco a capire quale lesione di professionalità le abbia determinato il diniego a sostenere economicamente la realizzazione delle audizioni siciliane, eccetera, eccetera. Io non ho detto che me l'ha lesa la professionalità, sindaco, ma si figuri se lei può ledere la mia professionalità. Ma il problema è che se lei mi dice, io ho detto che la voglio tutelare, non ho detto che mi è stata lesa. Se fosse stata lesa la mia professionalità non ne discuterei davanti a una telecamera, saremmo in altre sedi. Le ricordo comunque che l'unico accordo intercorso tra noi, come da lei richiesto, prevedeva solo l'uso dei locali dell'auditorium. Io avevo parlato di locali dell'auditorium e di strutture che mi servivano. Chiaramente le strutture, io intendevo strutture tecniche, forse comunque... E nessun impegno finanziario da parte del comune. Impegni finanziari che da quanto risulta agli atti lo scorso atto furono solo di 1.500 euro. Pertanto, a prescindere dalla volontà e possibilità dell'amministrazione comunale di sostenere l'iniziativa, non si capisce perché quest'anno le richieste sono raddoppiate. Perdonatemi se io qui leggo una cosa, una sorta di Marco Vito, quest'anno ci chiede il doppio, come mai? Non si capisce. Intanto, quando si parla di arte, per me un quadro blu con tre strisce bianche vale un euro, un collezionista lo può comprare 2 milioni. Intanto non si discute la professionalità,
Se io le voglio fare una cosa la pago per quanto me la chiedono, non si discute. Poi questo vuol dire come mai ci vuoi guadagnare? Perché l'italiano non è una lingua, dico, che si può fraintendere. Perché? Perché era successo l'anno prima che siccome non c'erano i soldi in bilancio, c'è tutta una storia, ma fortunatamente Marco Vito si è andato a prendere tutti i preventivi e tutte le determine. L'anno prima cosa era successo? Che io avevo fatto questo bellissimo preventivo, a cui avevo legato questi due preventivi di due ditte esterne, non l'avevo fatto a nome mio, perché i soldi dovevano andare alle ditte che facevano i lavori, non a Marco Vito che ha organizzato, perché Marco Vito non ne ha presi i soldi. E scrivevo che questi due preventivi della ditta Bonatti Beatrice e Publisystem ammontavano a un totale di 4.080 euro IVA inclusa, quindi vuol dire 1.000 euro al giorno, perché il primo anno sono stati di 4 giorni. Il sindaco invece di fare il formale si informava e non insinuava nella sua lettera che Marco Vito avesse chiesto il doppio. È inutile che mi dice ho letto questo, ci si informa quando si fa le cose, perché così come sono state protocollate le determine anche il mio preventivo era stato protocollato, nel mio preventivo si parlava chiaro. Poi come voi le avete pagate a me non interessa, io 4.000 vi ho chiesto per 4 giorni e quest'anno 3.000 vi chiedo per 3. Poi se voi le avete pagati a scaglioni, non ne avete pagati, a me non interessa, io vi faccio un preventivo. Giustamente Marco Vito cosa fa? Chiede subito di avere la copia del preventivo e vi dico in che data la chiede, perché qua c'è da ridere. Poi qua viene, perché voi dite perché Marco Vito ce l'ha? Io non ce l'ho con l'amministrazione, però se permettete non ho tutta questa voglia di impegnare tutto il mio tempo per Gioia Samarea in questo momento, dato che non ricevo nessun tipo di risposta. Allora, in questo senso soprattutto. Assolutamente. Allora io in data, ora vi dico perché me le sono portate tutte, eccoci qua. Il 17 luglio 2012, dopo questa splendida lettera che vi dico come si conclude perché è bellina. Certo che lei non ha alcuna necessità di mostrare valore e talento attraverso la realizzazione delle audizioni prima dette, è sicuro della sua continua ascesa artistica e professionale. Beh, l'augurio dopo questa lettera è fantastico, no? Dopo che mi si dice che io praticamente mi volevo prendere il doppio. Comunque sono contento che siete certi della mia ascesa artistica e professionale. Fortunatamente, lo dico sempre con molta umiltà, fortunatamente mi va tutto bene. Scrivo quindi il 17 luglio, chiedo di avere copia dei miei preventivi dicendo che ho presentato questi preventivi con protocollo numero 114-58 del 16-7-2011. Non ricevo risposta, signori. Avevo detto voglio questo preventivo protocollato, io protocollo sempre tutto. E non hai ricevuto risposta? No, da... siamo qua 17 luglio 2012. 15 marzo 2013 sono scaduti tutti i termini di legge, i 30 giorni, i 60, i 90, qualsiasi termine, 180, pure per il rilascio del passaporto c'eravamo, pure per il rilascio della cittadinanza onoraria avevamo raggiunto i tempi. 15 marzo 2013 chiedo e non mi viene data risposta, ancora il 15 marzo 2013. A questo punto mi vado al comune, forse mi hanno visto parecchio alterato, e dico scusate, se voi non avete gli atti io vi denuncio, perché voi perdete le cose. Figuratevi che mi è stato detto che gli atti, che i documenti protocollati ce l'aveva il vecchio sindaco, perché ormai le colpe delle cose sono tutte il vecchio sindaco. Ma scusate, ma un sindaco si può portare i documenti a casa? Ma è possibile che non resta copia in un comune? Ma io cittadino che dico voglio il protocollo X del numero, non me lo date? Allora, siccome io però voglio, conosco personalmente tutti i dipendenti del comune, e chiaramente non è che mi metto a fare denunce, cose, non mi interessano queste cose, a me interessa la mia onestà, però era per affermare la mia onestà. Fortunatamente li ho trovati io i preventivi, perché non li trovavo più, pensavo che fossero tranquilli lì al comune. Comunque, in data 18/4/2013 mi viene risposto... 18/4/2013, sì. Mi viene risposto che... in riferimento a nota soprogettivata, come verbalmente anticipato, si comunica che a seguito verifica effettuata agli atti d'ufficio, i preventivi dalle presentati oggi richiesti sono stati trasmessi all'ufficio protocollo, all'ente dell'ufficio turistico a cui fa capo lo scrivente, dal sindaco del tempo dottor Ignazio Spanò, l'ufficio turistico destinatario di tutte le proposte relative alle manifestazioni per l'estate mare, preliminarmente sottopone le stesse al sindaco, eccetera eccetera. La scrivente non può provvedere al rilascio delle richieste copie preventivi in questione, atteso che gli stessi non sono stati consegnati al sindaco del tempo, non sono stati rinvenuti agli atti d'ufficio. Quindi signori, se protocollate un documento, scrivetevi bene, fatevi la copia, scrivetevi il numero di protocollo, ma tenetevelo voi, perché al comune non lo trovate. Detto ciò, io mi sorge spontanea, sì. Cioè, proprio burocraticamente, il timbro del protocollo, quindi tu l'hai avuto dal sindaco in questa... In che cosa? Perché se gli atti li avevi consegnati al sindaco, sì, infatti, significa che il sindaco infatti ti ha messo il timbro del protocollo. Vabbè, questa è una cosa che io però ho voluto lasciare morire, perché altrimenti purtroppo si creavano situazioni spiacevoli e non, ripeto, non mi interessa. Okay. Volevo soltanto porre l'attenzione su un paio di questioni relative al festival, perché ho aperto questa parentesi perché ci tenevo, era un po' che volevo dire questa cosa. Tutte queste cose comunque le ho scritte al sindaco, eh? E questo documento che ho mandato col
dicendo che ero disponibile, datato 4 luglio 2013, oggi non ha ricevuto risposta. Mi potevano rispondere anche, signor Vito, vabbè, non siamo interessati. Non ci stiamo meravigliando. No, ma non mi meraviglio. Non abbiamo soldi, ci dispiace, la ringraziamo del bilancio che si è impegnato a mandarci tutte le fatture che lei ha emesso, tutte le fatture che lei ha ricevuto, perché noi siamo precisi, paghiamo le tasse e fatturiamo tutto. Ricevute, in entrata e in uscita, non è che dico speso 20 così, contando i ceci, no, ci sono le fatture allegate, parlano chiaro. Comunque, faccio questo bilancio, il bilancio è visibile a tutti ed è agli atti del comune. Il bilancio è questo, queste sono le entrate, 17.757, IVA compresa, queste sono le uscite, 18.679. Il bilancio ovviamente è in passivo per me, chiaramente perché io sono organizzatore, di 922 euro, questi sono quelli di cui parliamo, fatture alla mano. Io non è che qua sto calcolando tempo, telefonate, cene, pranzi, orari, eccetera, eccetera, più tutte le cose su cui abbiamo risparmiato, su cui abbiamo dovuto tagliare anche noi. Cosa vuol dire? Che non mi interessa guadagnare sulle cose che faccio a Gioia Maria, non mi è mai interessato, non l'avrei fatto questo festival. Quando il sindaco mi ha detto ci sono 3.000 euro in meno dell'anno scorso, non l'avrei fatto, avevo già chiuso l'accordo con l'artista, non l'avrei fatto. Se avessi letto la lettera mi fosse arrivata prima, quella lì che dicendo che non era esclusività di pochi, sicuramente non lo facevo. Sicuramente è esclusività di pochi farlo gratuitamente, farlo rimettendoci del tempo. Esclusività di pochi professionisti, sicuramente. Su questo non ho dubbi. E invito chiunque a contraddirmi su questo. Volevo l'ultima cosa volevo dire sul festival e sul mio modo di lavorare per Gioia Maria. Sempre, da quando organizzo cose con dei soldi pubblici, attenzione, non è che il comune ha dato tutti quei soldi, il comune ha dato 10.000 euro, con 10.000 euro ha avuto un cantante che ne vale 14, quindi già solo questo, poi ha avuto un servizio da 1.000, un LED wall da 500, tutte queste cose qua. Comunque, viene praticamente, volevo fare un paio di precisazioni. Il Festival Voci dal Mare è nato per creare movimento economico a Gioia Maria. Cosa vuol dire? Che se io devo fare dei lavori, anche se io sono un'impresa, io sono un libero professionista, io posso fare lavorare chi voglio, non è che il comune mi dice devi prendere lavori a Gioia Maria, però ecco, anche qua parlano le fatture. Service audio di Gioia Maria, service luci di Gioia Maria, noleggio video wall di Gioia Maria, stampa manifesti a Gioia Maria, organizzazione viaggi a Gioia Maria, pure le penne sono state comprate a Gioia Maria, tutto a Gioia Maria, tranne chiaramente rimborsi il tecnico video di Gioia Maria. Il conduttore non era di Gioia Maria, purtroppo non ne conosco a Gioia Maria che avrebbero condotto come piace a me, quindi non era di Gioia Maria. I treni li ho pagati a Trenitalia. La security a Gioia Maria, non ci sono associazioni che fanno security, quindi li ho presa a Capo d'Orlando. E Valerio Scanu, vabbè, chiaramente lui non è di Gioia Maria. Per il resto, tutti i soldi che sono rimasti a Gioia Maria. Io sono un privato e l'ho fatto. Certo non ho preso esempio dal comune, perché mi ricordo l'anno scorso, perché questa è una cosa che mi ha toccato molto, devo dire. Mi ricordo l'anno scorso, con determina del 6/11/2012, sono state date a una ditta, con tutto il rispetto per la professionalità, però ha sede in provincia di Verona, 2.420 euro per coordinamento, consulenza, progettazione grafica della manifestazione coreno-gastronomica Gioia Gustosa. Servivano 2.420 euro per la consulenza, il coordinamento e la progettazione grafica di quella manifestazione? Vabbè, non mi interessa. Non c'era nessuno a Gioia Maria capace di farlo? Non c'era nessuno in provincia di Messina capace di farlo? Questi 2.420 euro dei contribuenti dovevano per forza uscire da Gioia Maria? Quando li spendo io, non escono. Perché io credo che quando si spendono dei soldi pubblici, se uno può, deve farli rimanere qua. In questo caso sono usciti. Per la stessa manifestazione sono stati noleggiati impianti audio, 1.210 euro. Una ditta della provincia di Messina, non mi va di fare nomi perché sono ditte che sono qua vicino. Non c'era nessuno a Gioia Maria che con 1.210 euro potesse noleggiare impianti audio? Vabbè, questo, io ai posteri l'ardua sentenza, diceva Manzoni. Detto ciò, queste sono le motivazioni del festival. Un'altra cosa ci tenevo a dire. Tra le persone sedute c'erano i clienti dei bed and breakfast. I clienti dei bed and breakfast? Sì, perché il turismo si fa con le piccole cose. Vi dico cosa ha fatto l'organizzazione del festival Voci dal Mare. Ha detto viene Valerio Scanu. Valerio Scanu ha un sacco di fan club. Pensiamo qualcosa, chiamiamo i proprietari di Bed and Breakfast, chi non ha ancora le camere occupate per il 2 agosto sera, se si prenota, dicendo che si prenota a Gioia Maria per venire a vedere il Festival Voci dal Mare, insieme alla camera diamo diritto ad avere il posto a sedere. Che ne sapete voi? In mezz'ora c'era un Bed and Breakfast che ha aperto il giorno prima, ha aperto ufficialmente ed era tutto pieno. Me ne possono dare atto, anche i bed and breakfast di Zappardino, c'erano due bed and breakfast a Gioiosa già pieni e quindi non li abbiamo potuti, ma abbiamo lavorato col bed and breakfast di Davide Canfora, con B&B Angolo di Mare, con l'Onda Azzurra di Zappardino,
giustamente quelle persone dicevano: io prenoto a Gio Samaria, mi danno il posto a sedere, sono del fan club di Valerio Scanu. Ecco, giusto per spiegare un attimino come si può fare turismo anche con le piccole cose. Questo è fare turismo, questo è portare gente. Il resto chiamatelo come volete voi. Scusate la divagazione, ma ci tenevo perché ho parlato poco di questa cosa. E siccome non vorrei che si dicesse: a Marco Vito non ce l'ha proposto, Marco Vito non l'ha voluto fare, no. Marco Vito non è stato trattato bene. Nonostante ciò, per il bene di questo paese, avrebbe rifatto il festival. Ma una telefonata mi si poteva fare. Una. Io non sono stato cercato, in ogni caso. Dico, si organizza l'estate mare, fate una telefonata, dite: Marco Vito, lo vuoi fare il festival? Ti interessa? Noi lo vogliamo... No. Dite, vabbè, devi essere tua. Va bene, ora questa è l'ultima che... No. Normalmente si cercano i professionisti, ma qua siamo noi. Va bene, allora vi cerco io. Il 4 luglio, dato che non ricevo notizia, speravo in una telefonata. Dato che nelle interviste ci si dimentica, nei dibattiti non mi si difende, dico, vabbè, facciamo sta telefonata. Che poi, non so, io sinceramente, pubblicamente, non ho mai attaccato nessuno. Non capisco questo accanimento, ma dico, vabbè, così. Volevo ricordare comunque che... Secondo me, dico, dato che la campagna elettorale è fin del 7 maggio 2012, i tempi sono abbastanza ampi per distendersi, a meno che non si stia già pensando alla campagna elettorale successiva. Questo posso anche capirlo, e quindi giustamente, sai, dire abbiamo bisogno di Marco Vito in questo momento potrebbe rappresentare un problema, e io questo lo capisco. Quindi, vabbè, forse il primo anno erano ancora, cioè, i tempi non erano maturi per dire subito leviamo il festival, poteva sembrare subito una cosa così. Il secondo anno ce l'abbiamo fatta. Comunque è sempre, secondo me, un'occasione persa per Gioiosa, è sempre un'occasione persa perdere una potenzialità, la professionalità di un gioiosano che potrebbe spendersi anche, e l'ha fatto già gratuitamente, per il proprio paese, per il bene del proprio paese, perché lo sappiamo che tu comunque lavori fuori, ormai i tuoi impegni sono fuori non solo Gioiosa ma della Sicilia, ma appena hai un giorno libero noi ti vediamo sempre qui, perché, diciamo, oltre agli affetti hai un legame forte con Gioiosa e con la tua terra. Sì, io devo dire, non riesco a staccarmi, nel senso che veramente... Facevo questa considerazione l'altro giorno: quando ho mezza giornata libera, per me non c'è niente di più bello che svegliarmi a casa mia, guardarmi il mio mare, guardare il castello di Jaca, scendere a Gioiosa, prendermi un caffè, salutare le persone, passare le mie giornate libere. Questa è la bellezza delle mie giornate libere, e io questo paese non lo riesco a... non mi riesco ad allontanare, nonostante tutto ciò, però mi rendo conto che questo non è il paese. Quindi va bene così, è una parte del paese, piccolissima del paese, e quindi va bene così, non me la prendo più di tanto. Certamente capite che la cosa mi ferisce, ma mi ferisce anche proprio, mi ferisce dal punto di vista affettivo, perché io questo paese lo amo e l'ho dimostrato in tutti i modi, che se ne dica. Dico, come l'ho fatto qua il bilancio, lo potrei fare di tutte le altre cose, e vi assicuro che è sempre così, sempre. Ma poi dico, ci sono i documenti che parlano. L'ho sempre fatto, l'ho sempre amato e continuerò a farlo. Questo chiaramente, mi perdonerete se non farò, se con queste condizioni non farò il Festival dal Mare, Voci dal Mare, o non farò un concerto, no. Ma capite che le condizioni sono queste, capite anche che uno a un certo punto può essere anche un po' d'amor proprio, ce lo deve avere, quindi va bene oggi, va bene domani, però sempre uno poi deve avere un po' d'amor proprio. Ma penso che la lontananza faccia bene, di solito, che dice la lontananza, diciamo, Dugni, è come il vento, fa dimenticare chi non sa, ma no? Ma noi, il nostro augurio è che magari questo tuo sfogo venga visto da chi deve essere visto. Vabbè, l'hanno già letto, non hanno risposto. Magari avranno, diciamo, potrà essere un futuro migliore per tutti, per tutta la comunità, perché tu sicuramente non hai bisogno di Gioiosa. No, ma fortunatamente Gioiosa, lavorativamente parlando, fortunatamente, dico, non voglio, il lavoro non si rifiuta mai, ma siccome per me non è mai stato lavoro, nel senso, non ci ho mai guadagnato Gioiosa Marea, e questo ve lo assicuro. Quindi sì, sono stati spesi dei soldi per delle iniziative organizzate da me, ma signori, ma gratuitamente non posso portare gli artisti. Io non ci ho guadagnato, è chiaro che risultano dei soldi spesi per delle iniziative, ma io non ci ho guadagnato. Quindi fortunatamente il lavoro non mi manca, fortunatamente, quindi non ho bisogno di fare un lavoro a Gioiosa Marea, anche perché non prendo soldi, ma mi farebbe piacere, come mi ha sempre fatto piacere, fare qualcosa per Gioiosa Marea. Certo, vi assicuro che tutte queste cose mi lasciano un po' di amaro, sì, in bocca. Lasciano molto amaro in bocca, molto. Però poi c'è la granita, fortunatamente, quindi risolviamo tutto con una buona granita. Parliamo di dolce, parliamo di Marco Vito e del futuro di Marco Vito. Dici i tuoi programmi futuri. Beh, devo dire che ci sono delle novità interessanti. Una che mi fa particolarmente piacere,
perché dalla prossima settimana sarò impegnato nelle prove con Gianni Morandi, con l'orchestra del Maestro De Amicis, per il programma, per i concerti live dall'Arena di Verona che farà Gianni Morandi il 7 e l'8 ottobre, che andranno in diretta su Canale 5, e lì mi occuperò di coordinamento musicale. E poi una cosa che è fresca, e siete i primi a saperla, l'ho tenuta per me tutto questo tempo, ma adesso è ufficiale, ci sono anche manifesti con quel bellissimo loghetto piccolino, anche mio. Sono tra io e la Eufonia Management insieme, la Eufonia Management mi ha coinvolto in questa cosa, Eufonia, che ha lavorato a Gioia Maria, ha portato Valerio Scanu, Nadalina ai miei festival, siamo insieme, organizziamo insieme, presentiamo il concerto dei Pooh a Messina il 30 novembre, quindi con un'organizzazione Eufonia Management e Marco Vito. E di questo sono fiero e orgoglioso, perché è un riconoscimento di professionalità da parte di una società così grossa che ha voluto avere un partner come me, e per me è un grande piacere poter contribuire a portare i Pooh, che da tanti anni mancano da Messina, poterli riportare a Messina. Quindi il 30 novembre vi faccio un po' di pubblicità, i Pooh saranno al Pala Rescifina, al Pala San Filippo a Messina. Le prevendite sono iniziate su Tickettando, Ticket One, City Box, insomma sono un po' dappertutto, e quindi ci sono delle cose molto interessanti, più tante altre cose che bollono in pentola, e quindi sono parecchio contento di questo. Canale Sicilia ci sarà ovviamente il 30 novembre. Senz'altro, sicuramente. Noi ti ringraziamo, ti auguriamo che magari queste, diciamo, potrai in futuro ritornare anche a Gioiosa a fare qualcosa per Gioiosa. Noi te lo auguriamo, perché ce lo auguriamo per noi. No, io mi auguro che si distenda il clima, non soltanto nel mio caso, ripeto, io non ho soltanto volevo spiegare a tutti come sono andate le cose, poi per il resto tutte le altre cose si superano. Anche perché la vita ci insegna a superarle, perché esistono cose molto più gravi di queste, ci insegna a superare tutto, le amarezze, queste cose, queste invidie, queste gelosie, sono delle cose che veramente lasciano il tempo che trovano. Però spero che in tutto quello che si fa in questo paese ci sia un clima rilassato, sereno, tranquillo, ecco, questo mi piacerebbe, perché vedo che ci sono troppi attriti, troppi scontri, perché? Cioè, relax, take it easy. E soprattutto fate brillare il sole, che a Gioiosa ne abbiamo tanto. LED Sunshine. Allora, con questo invito di Marco Vito al relax, noi salutiamo i nostri telespettatori e alla prossima.